Nel nostro caso il legame tra il territorio e l'ambiente umano, il comparto umano è intensissimo, in quanto noi grazie al territorio riusciamo, abbiamo trovato, perlomeno stiamo provando a trovare un significato, un'attività economica, un lavoro. Ciò avviene grazie all'allevamento di una razza di pecore molto particolare, che è la pecora brigasca, una pecora che non è assolutamente conveniente allevare perché produce poco e quindi costa molto la sua gestione, il suo mantenimento, però ci permette di fare un formaggio di alto valore qualitativo come la toma di pecora brigasca. Il legame quindi è molto intenso perché grazie alla pecora è stato possibile in qualche maniera mantenere una componente umana sul territorio e quindi grazie al territorio una popolazione che è la popolazione che vive nell'alta Valle Roscia, nella vicina Francia e appunto nella parte diciamo così piemontese del comprensorio la pecora ha permesso un mantenimento della civiltà contadina e quindi della civiltà del fattore umano all'interno di questi territori. Senza della pecora che cosa sarebbe successo? Nel tempo e nella storia sarebbe successo che come da tutte le parti del mondo ci sarebbe stato un grandissimo esodo agricolo, i territori sarebbero stati in qualche maniera depredati dal fattore umano, quindi con un abbandono del territorio, quindi lasciamo perdere quello che sono le conseguenze ambientali di questo aspetto qua, di questa questione, ma soprattutto si sarebbe persa una grande battaglia, cioè la battaglia di dire è possibile vivere in montagna o non è possibile vivere in montagna. Io credo che noi siamo molto debitori, tutti quanti, tutta la comunità imperiese mi permetto di dire, ma direi l'umanità insomma, a questo esempio, a questa pecora, perché con la sua semplicità, la sua povertà e la sua possibilità di campare con niente, con poco, ha permesso, soprattutto in un momento in cui non c'era grandi scambi commerciali, quindi si viveva di quello che si produceva, ha permesso a un certo numero di famiglie di continuare a vivere il territorio.